Well, this event for us is a great opportunity also to mingle with the Italian ecosystem, because we as NX Food are positioning ourselves not nationally in Germany, but we focus very international, and we want to foster an international deal flow, and the Supermarket 2025 event for us is a good way to build up strong relationships with the Italian retail industry. In futuro moltissimi prodotti verranno acquistati online, prodotti sul quale c'è poco trust commitment, molto grosseri, molto scatolame. Su tutto il resto dei prodotti, sul quale è importante giocare sui cinque sensi, guardare il prodotto, toccarlo, sentirlo, è il punto vendita, il luogo di elezione, dove il cliente, oltre a venire a fare la spesa, può anche acculturarsi sui prodotti, sui processi di filiera, soprattutto nel campo del fresco, del freschissimo. The biggest thing in the US right now is that the customer is looking to reduce friction in their lives. So what the key is in Sprouts that differentiates this is that connection with the customer. So we do a lot of discussion with our customers, we interview customers, we talk to customers about what is it that they're looking for, so that as we evolve our concept and evolve our store, we're trying to build that store in that format and the offerings in the store to meet the customer's need. What we believe is that in the future, you have to give good reasons for the consumer to come to your supermarket. So you do not only need the product, you need entertainment, you need nice atmosphere, and there's a lot of work to do for the industry. I consumatori, le persone si sono trovate di fronte oramai da diversi anni a un cambiamento importante dettato dalla digitalizzazione. Sono state molto stimolanti le esperienze avanzate nella sessione sulle start-up, perché hanno permesso di rappresentare un caleidoscopio di possibilità e di potenzialità che proprio attraverso la digitalizzazione possono arrivare al singolo individuo che ha l'idea, la creatività e cerca di risolvere dei problemi. Un messaggio apprezzato molto è stato quello che è necessario risolvere dei problemi. Ecco, risolvendo problemi si crea anche un nuovo business. L'evento ha superato le nostre aspettative in termini di qualità degli interventi, di partecipazione e anche di dibattito. Diciamo che rispetto alle edizioni precedenti abbiamo avvertito sicuramente un nuovo fermento, cioè la sensazione che le cose stiano cambiando anche nel nostro settore piuttosto velocemente.